Un anno di grandi concerti ma anche di formazione per i giovani musicisti. È ricchissimo il programma per i prossimi mesi dell'Orchestra Regionale della Toscana, che è stato presentato oggi a Firenze e offre tanti appuntamenti per unire originalità e qualità artistica con location meravigliose, come la rassegna Musica in Santa Croce, che a settembre propone due concerti a settimana al Cenacolo di Santa Croce, di fronte all'Ultima Cena, il capolavoro del Vasari recentemente restaurato, mentre il 19 luglio i 150 elementi dell'orchestra si esibiranno in Piazza Santissima Annunziata. È un programma molto ricco e sempre molto diversificato, perché credo che una delle caratteristiche dell'Orchestra della Toscana sia proprio quella di trovare sempre nuove modalità per interagire con il territorio e per interagire anche con il nostro pubblico della città. Quindi noi andiamo dalla musica barocca alla musica contemporanea, al Novecento storico, naturalmente alla musica classica, alla musica romantica, sempre con un atteggiamento di forte originalità. E poi un altro aspetto che stiamo approfondendo con molto entusiasmo è quello che definiamo un processo di apprendistato. Quindi questo è rivolto particolarmente ai giovani tra i 18 e i 26 anni. E quindi vogliamo creare una vera bottega fiorentina di come relazionarsi con la musica. Da non perdere anche il concerto del 25 aprile al Teatro Verdi con la partecipazione di Peppe Servillo come voce recitante, ma la novità di quest'anno è la rassegna Ville e Giardini Incantati, realizzata in collaborazione con il Polo Museale della Toscana e la Regione, con 8 appuntamenti che da maggio porteranno la musica nelle Ville Medice, patrimonio UNESCO dell'umanità. Abbiamo già avuto in precedenza dei concerti alla Villa della Petraia, però quest'anno l'idea è stata di allargare alle 4 sedi che sono nell'ambito del Polo Museale della Toscana, il giardino della Villa di Castello, la Villa di Cerreto Guidi e la Villa di Poggio a Caiano, in particolare anche lì nel giardino. E sono luoghi particolarmente adatti a queste iniziative, in qualche maniera sono luoghi dove queste attività anche in antico erano attive, insomma erano presenti, quindi è dare un po' un significato oltre che museale proprio di vita vissuta dal punto di vista culturale di questi siti bellissimi. Un programma ricchissimo per il 2017 dell'ORT, che con il corso di formazione Yo-Yo aiuterà anche i giovani talenti ad avviarsi ad una carriera in orchestra, mentre con i suoi concerti estivi valorizzerà le Ville Medice. Nuovi progetti dell'orchestra che appunto mette insieme l'aspetto dell'arte, della valorizzazione delle ville UNESCO con il tema della musica. Abbiamo già iniziato l'anno scorso con un concerto, quest'anno invece ci sarà un programma più ricco e che noi speriamo, diciamo, nell'anno prossimo di poter allargare anche di più ed interessare tutte le ville Medice che sono patrimonio UNESCO.